Salve ragazzi, sono Alion e sono qui con un nuovo video, un po' particolare, infatti si tratterà dell'inizio di una nuova serie, una serie in cui vi consiglierò delle auto per GTA Online. In questo primo episodio vi mostrerò 4 auto di classe super con un prezzo decisamente abbordabile. Infatti incominciamo subito dalla meno costosa, la Coil Voltic, $150.000. L'aspetto ricorda molto la Lotus Evora nella parte anteriore e la Lotus Elise nella parte posteriore. Ha una capienza di 2 persone come tutte le auto super. Ha una potenza di 290 cavalli e l'auto scatta da 0 a 100 in 3,2 secondi. Come sentite, o meglio, come non sentite, la macchina non produrrà nessun suono, infatti il motore elettrico, come molte auto che costruisce l'azienda Coil. Ragazzi, in questa serie classificheremo le auto secondo 4 parametri: velocità, accelerazione, frenata e trazione. Incominciamo subito con i dati tecnici della Coil Voltic. Velocità 78%, accelerazione 90%, frenata 33%, trazione 77%. Sommando questi punteggi, la Coil arriva a 278 punti, con una media percentuale del 69,5%. Ci sono sicuramente aspetti negativi e positivi in quest'auto. Ci sono sicuramente la velocità e un punto a sfavore di quest'auto, infatti è l'unica auto con cui non sono riuscito a superare le 95 miglia nel rettilineo dell'aeroporto. La trazione anch'essa è un punto a sfavore, infatti l'auto tenderà a slittare nella partenza da fermo, ma diciamo questo punto a sfavore è compensato dall'enorme accelerazione che ha quest'auto, è pari al 90%, infatti è l'auto con l'accelerazione più veloce di tutte quante le auto di GTA. Ragazzi, quest'auto è per coloro che non vogliono spendere tanto, ma avere un'auto assolutamente prestazionale, infatti brucerete tutti in accelerazione. Quindi con la prima auto abbiamo finito, ora passiamo alla seconda. Eccoci qui ragazzi con la seconda auto, si tratta della Vacca, prezzo $240.000, ben 90.000 in più della Coil Voltic. Riprende molto l'aspetto della Lamborghini Gallardo nella parte anteriore e nella parte posteriore dalla McLaren 12cc. Ha un motore da 540 cavalli V10 5100 di cilindrata, l'auto raggiunge una velocità massima di 305 km/h con uno scatto da 0 a 100 di 3,9 secondi. Ora passiamo ai dati tecnici di quest'auto. Velocità pari all'82%, accelerazione 75%, frenata 33%, trazione 79%. La Vacca ha un punteggio complessivo di 269, ben 9 punti in meno della Coil Voltic. Infatti anche la media percentuale ne risente, infatti si fermerà solo al 67,25%. Ragazzi, che dire, la velocità in quest'auto non è un problema, infatti ho raggiunto le 110 miglia orarie in fondo al rettilineo. Ma sarà un problema la partenza da fermo, infatti come vedete l'auto tenderà a slittare molto per diversi metri, sia per la trazione non elevata che per l'accelerazione veramente scarsa in confronto alla Voltic, che è 15 punti percentuali inferiore. Comunque ragazzi, quest'auto esteriormente bellissima, anche il motore ha un suono fantastico, molto migliore della Voltic, che non si sente assolutamente, quindi consigliabile. Ragazzi, quindi passiamo ora alla terza auto. Eccoci qui ragazzi con la terza auto, si tratta della Infernus, prezzo $440.000, da ora in poi il vostro portafoglio incomincerà a piangere. Riprende lo stile di ben 3 auto, la parte anteriore riprende lo stile della Lamborghini Murciélago e della Pagani Zonda, le minigonne riprendono lo stile della Lamborghini Murciélago, potremmo intravedere anche un po' dello stile della Lamborghini Diablo super veloce nel finestrino posteriore, mentre nella parte posteriore i fanali e le marmitte riprendono lo stile della Pagani Zonda. Quest'auto ha un motore V12 da 610 cavalli, 6 litri
l'auto può raggiungere una velocità massima di 335 km/h e l'auto scatta da 0 a 100 in 3,1 secondi. Ora passiamo ai dati tecnici. La velocità è dell'80%, l'accelerazione dell'85%, la frenata del 17% e la trazione dell'82%. Il punteggio complessivo è di 262. La mettiamo in confronto con la Voltic, quindi ben 16 punti in meno. La percentuale infatti si ferma solo al 65,5%. L'unico dato negativo di quest'auto è la frenata del 17%, mentre l'accelerazione, la velocità e la trazione sono dati estremamente elevati. Quest'auto è esteriormente bellissima, infatti è la mia preferita, anche se vedo molti giocatori diciamo non usarla. Anche il rumore del motore è bellissimo. Quindi ragazzi, con quest'auto abbiamo finito, ora passiamo alla quarta ed ultima auto. Eccoci qui ragazzi con la quarta ed ultima auto per questo primo episodio. Si tratta della fantastica Turismo R, prezzo 500.000 dollari, il più elevato che abbiamo incontrato fino ad ora. L'aspetto ricorda molto la McLaren P1, la Ferrari e la McLaren 650S. Nella parte anteriore ritroviamo una fusione delle auto, la Ferrari e della McLaren 650S. Le prese d'aria laterali ricordano quelle della McLaren P1, come anche tutta la parte posteriore, fanali e vetro posteriore, mentre le marmitte ricordano quelle della McLaren 650S. Ha un motore V12 7200 di cilindrata con ben 800 cavalli. La velocità massima è di 340 km/h e scatta da 0 a 100 in 2,8 secondi. Ora passiamo ai dati tecnici. La velocità di quest'auto è pari all'83%, l'accelerazione all'88%, la frenata al 40% e la trazione all'80%. Totalizza un punteggio complessivo di 290, quindi ben 12 in più della Voltic. La media percentuale è del 72,75%, quindi la migliore di tutte. Ragazzi, quest'auto è fantastica anche esteriormente, è diciamo una delle auto più belle di GTA, come anche il fantastico V12 che romba sotto il cofano. Con questa auto anche abbiamo finito, quindi ragazzi, l'episodio volge al termine. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Alion.